Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni di una volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del cuore divino e stretto alla tua mano materna, guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 10, capitolo 43, 18 novembre 1911. Lamentandomi con Gesù delle sue privazioni, specie in questi giorni, e che neppure mi faceva vedere più niente, il benedetto Gesù mi ha detto: «Figlia mia, qui sto nel tuo cuore, se non ti faccio vedere più nulla è perché ho lasciato il mondo in balia di se stesso. Ed essendomi ritirato io da loro, ho ritirato anche te, perché, e perciò non vedi in questi giorni che succede. Ma per te sto sempre intento a vedere e sentire che vuoi. Mi hai forse domandato qualche cosa? Hai avuto bisogno dei miei insegnamenti e non ti ho dato retta? Anzi, ti sto assistendo che ti ho messo ad una condizione di non sentire bisogno di nulla. Il tuo solo bisogno è il mio volere e che si compia in te la consumazione dell'amore. La mia volontà è come una molla e quanto più l'anima si penetra dentro del mio volere, tanto più questa molla della mia volontà si allarga e l'anima prende più parte a tutti i miei beni, sicché in questo periodo della tua vita ti voglio tutta intenta a formare la perfetta consumazione di te nell'amore. Ed io: ma dolce mio amore, io ci temo molto del mio stato presente. Mio amore, che cambiamento! E tu lo sai che il patire è fuggito via. Pare che ha paura di venire da me. Non è questo un segno funesto?
E Gesù: falso, figlia mia, ciò che tu dici. Se io non ti tenessi come legata, tu ti alzeresti. Che significa quel non poterti muovere da te stessa, avere bisogno degli altri nelle cose tue? Non è che ti tengo legata? Avendoti sciolto dai legami della mia presenza, il mio amore usa altri artifici per tenerti legata con me. E devi sapere che la vera crocifissione non consiste nell'essere crocifissa nelle mani e nei piedi, ma in tutte le particelle dell'anima e del corpo. Sicché ora ti tengo più crocifissa di prima. Da me quanto durò la crocifissione esteriore nelle mani e nei piedi? Appena 3 ore. Ma la crocifissione di tutte le particelle del mio essere e la crocifissione della mia volontà nella volontà del Padre mi durò tutta la vita. Non vuoi tu imitarmi anche in questo? Ah, se io ti volessi sciogliere davvero, tu resteresti bene, come se non fossi stata nel letto neppure un solo giorno. Ma però ti prometto che ritornerò subito. Capitolo 44, 14 dicembre 1911. Continui i miei giorni amarissimi, ma rassegnato al volere di Dio. Il mio sempre amabile Gesù si fa vedere è sempre afflitto e taciturno. Pare che non mi vuol dare più retta a niente. Questa mattina, facendosi vedere, mi metteva 2 orecchini alle orecchie, tanto lucenti che parevano 2 soli. Poi mi ha detto: figlia mia, per chi sta tutta intenta ad ascoltarmi, la mia parola è sole che non solo allieta l'udito, ma nutre la mente e sazia il cuore di me e del mio amore. Ah, non si vuol capire che tutto il mio intento è di avervi tutti intenti in me, senza badarci ad altro. Vedi, quella lì, additando ad una persona, con quel modo che scrutina tutto, bada a tutto, si impressiona di tutto fino agli eccessi ed anche delle cose sante, non è altro che un vivere fuori di me. E chi vive fuori di me ne viene di necessità che sente molto se stessa. Crede di farmi onore, ma è il contrario. Capitolo 45, 21 dicembre 1911. Trovandomi nel solito mio stato, per poco è venuto il benedetto Gesù e mettendosi a me di fronte tutta mi guardava. Quegli sguardi mi penetravano dentro e fuori ed io restavo tutta luce. E quanto più mi guardava, tanto più risplendevo ed attraverso questa luce guardava tutto il mondo. Dopo avermi ben bene fissato, mi ha detto: figlia mia, la mia volontà è sole, e chi vive del mio volere diventa sole, ed io solo attraverso questo sole guardo il mondo e verso grazie e benefici pro di tutti. Se non ci fosse questo sole del mio volere in qualche anima, la terra mi diventerebbe straniera e spezzerei qualunque comunicazione fra la terra e il cielo. Sicché l'anima che fa perfettamente la mia volontà è come sole nel mondo, con questa differenza, che il sole materiale fa bene da luce e fa bene materiale. E il sole della mia volontà nell'anima impetra grazie spirituali e temporali e dà luce alle anime. Figlia mia, quello che ti stia più a cuore sia il mio volere sia la tua vita. Il tuo tutto, anche nelle cose più sante, fin nella mia stessa privazione. Tu certo non mi darai questo dispiacere di allontanarti anche per poco dalla mia volontà, non è vero? Io sono rimasta incantata e mi è scomparso. E penso tra me, che vuol dire questo parlare di Gesù? Ah, forse mi vuol fare qualcuna delle grosse, cioè privarmi di sé. Ah, sia sempre benedetto e adorato il suo santissimo volere. Molto bene, profondi insegnamenti anche oggi di Gesù, che cercheremo di applicare alla nostra vita interiore. Qui oggi entra un po' più esplicitamente nel tema della sua volontà. Siamo ormai verso il termine del volume 10 di questo volume, con un po' di ponte, un po' di raccordo. Andiamo subito a vedere quello che scrive. Allora, quello che dice Gesù. La prima cosa molto bella, fa fare delle considerazioni a Luisa
Egli manifesta anche quello che erano i suoi voleri in quel dato momento della sua esistenza. Momento fondamentale, come abbiamo visto nella meditazione precedente, momento di svolta, momento di passaggio per Luisa. Allora, lei poi si lamenta un po', dice: ma come Gesù? Tante volte, e lo abbiamo visto nelle meditazioni di questi primi 10 volumi, mi hai fatto vivere la crocifissione, mi sentivo crocifissa mani e piedi, a volte mi crocifissi tu, a volte addirittura mi crocifiggeva la Madonna, queste cose non succedono più, che sta succedendo? E Gesù le ricorda: guarda che adesso ti ho crocifissa integralmente, perché ti ho messo in condizione, ecco, di assoluta infermità, che non ti puoi muovere da sola e quindi hai bisogno di tutto e di tutti. Quindi non ti sto mettendo in croce ad tempus, perché anche le sue esperienze mistiche di crocifissione duravano un tempo limitato, e Gesù fa il paragone alle 3 ore in cui lui stava in croce. Ma è una crocifissione totale di tutte le particelle, che è figura ed anche aiuto per realizzare quella grande opera che è la crocifissione della nostra volontà in quella divina, come quella di Gesù fu crocifissa in quello nel Padre. E, come dire, a preparazione e al tempo stesso a commento di ciò, Gesù usa questa bellissima frase: il tuo solo bisogno è il mio volere, e che in te si compia la consumazione dell'amore. L'amore su cui tanto abbiamo riflettuto nei giorni passati, anche nei capitoli precedenti, anche in mezzo ad altre cose che abbiamo omesso, c'erano di nuovo ulteriori riferimenti a questo tema dell'amore profondo e intimo nei confronti di Gesù, che abbiamo già ampiamente cercato di meditare. Il tuo solo bisogno è il mio volere. E la consumazione dell'amore. E poi spiega: la mia volontà è come una molla, e quanto più l'anima si penetra dentro nel mio volere, tanto più questa molla della mia volontà si allarga e l'anima prende più parte a tutti i miei beni. Evidentissimo con questo paragone, l'abbiamo visto tante volte, ma ripetita iuvant, che la vita nella divina volontà non è qualcosa di fisso, di statico, di immobile, ma è qualcosa di fluttuante, di variabile, può dilatarsi o può restringersi a seconda di quanto noi penetriamo dentro questo divin volere, quindi di quanto diamo a questa molla la possibilità di allargarsi, perché la nostra anima possa prendere parte dei beni straordinari della divina volontà. Quindi questo è uno. Quindi, il tuo solo bisogno è il mio volere, e che si compia in te la consumazione dell'amore. Prosegue Gesù: in questo periodo della tua vita ti voglio tutta intenta a formare la perfetta consumazione di te nell'amore. Ecco perché la messa in condizioni, che cosa fa un'anima tutto il giorno a letto? Ecco. Si unisce con la divina volontà e forma in sé la perfetta consumazione dell'amore. Si occupa di amare Gesù per sé e per tutti. Ecco, quindi ovviamente su queste cose dobbiamo sempre fare le nostre poi considerazioni personali, no? Ecco, come sta oggi noi la vita nella divina volontà e come sta messa questa molla, quindi qual è il grado di dilatazione di questa molla in noi e come sta il nostro tasso di amore. Nel secondo capitolo aggiunge un altro punto fondamentalissimo, facendo anche degli esempi concreti che magari possiamo anche ulteriormente dilatare. Dopo aver spiegato che ho messo questi orecchini d'oro alle orecchie, no? L'orecchio è il simbolo dell'ascolto, quindi quando Gesù parla dobbiamo dargli ascolto. L'ascolto biblico non è l'udire. Gesù, anche citando il profeta Isaia,
quando parla in parabole, dice: udranno ma non ascolteranno, ascolteranno ma non comprenderanno, eccetera, eccetera, no? L'ascolto, basta riprendere la parabola del seminatore, è un ascolto non superficiale come il seme della strada, non a intermittenza come il seme seminato sulla terreno sassoso, non frammischiato, e qui fa degli esempi, a tante altre cose in cui stiamo intenti e che soffocano quello che ascoltiamo, ma un ascolto attento, che comprende, custodisce, coopera, fa germogliare, fecondare, portare frutti a quello che si ascolta. Se no è inutile aver ascoltato. Dice: fate attenzione a come ascoltate, poi proseguiva nella messa di ieri del Vangelo, no? Perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio. Allora, non si vuol capire, dice Gesù, che tutto il mio intento è di avervi tutti intenti in me senza badarci ad altro. Gesù questo non lo dice a Luisa, non dice a: non si vuol capire che tutto il mio intento è di averti tutta intenta in me, ma è di avervi tutti intenti in me. Quindi significa che questa, appunto, attenzione che fa di Gesù il punto focale di convergenza, adesso vedremo tutti quanti i nostri pensieri, dei nostri desideri, dei nostri affetti, non è di per sé, ecco, riservato a una donna come Luisa, diciamo consacrata anche se in forma tipica, non sposata, quindi che non c'è altra a cui pensare, diciamo così, se volesse, ma è per tutti. E Gesù fa alcuni esempi. Vedi quella lì, additando una persona, con quel modo che scrutina tutto, bada a tutto e si impressiona di tutto fino agli eccessi ed anche delle cose sante. Chi è questa? È una che non vive in Gesù, ma vive fuori Gesù. E sente molto se stessa e magari crede anche di fare onore. Scrutina tutto, bada a tutto. Ci sono persone, attenzione, anche delle cose sante, si impressionano tutti gli eccessi anche delle cose sante. Questo stare concentrati su quello che viene fuori di noi, anche con pretesti buoni, dice: ah, contemplo, non lo so, una persona che mi vive vicino, dice: ma guarda, questa dovrebbe essere tanto santa, messa tutti i giorni, invece guarda, perde la pazienza, è superba, è invidiosa. A parte che questi sono giudizi, ma magari qualcuno di questi discorsi potrebbe anche essere, perché no, fondato, no? C'ho vicino una persona che, come dire, fa una vita devota, ma non ha ancora raggiunto la perfezione. E a te che te ne importa, però, dice Gesù. Tu non devi stare a pensare alla perfezione del prossimo, devi pensare alla tua. Oppure, impressione delle cose sante, le cose oggi tanto diffuse, no? Ah, sono andato a messa, ah, il sacerdote ha fatto l'omelia troppo lunga, ha fatto l'omelia inconcludente, oppure c'aveva fretta, ha celebrato la messa con troppa prescia, e, che ne so, finita la messa subito è andato via, hanno subito chiuso la chiesa, tutte le lamentele, insomma, che arrivano, no? Stai intento a Gesù, non a tutte quante queste cose. Stai vivendo fuori, stai perdendo tempo. Quelli che scrutinano tutti, quelli che badano a tutto, sia per avere di che chiacchierare, sia perché in realtà badano a tutto, perché badano a tutto in relazione a se stessi, cioè bado che tutto quello che fanno gli altri non sia un modo per, come dire, per toccarmi, per ferirmi, per non sentirmi accettato, per non sentirmi stimato, eccetera, eccetera. Quindi attribuisco, ecco, questo mio osservare in continuazione fuori di me a me. Ecco perché Gesù dice: sente molto se stessi. Proviamo a pensare alle espressioni tecniche, no? Della divina volontà. Perdersi in lui, sperdersi in lui. Se io mi perdo, vuol dire che non mi trovo. Se
Se io mi sperdo, vuol dire che non mi trovo, quindi vuol dire che manco mi sento, d'accordo? Cioè non sento nella mia sensibilità al vivo il mio io, d'accordo? Che sta sempre a emergere in qualche modo, che deve sempre stare a criticare, giudicare, chiacchierare o comunque occuparsi di cose che non sono state affidate. Cioè, se tu hai visto che quello c'ha il difetto, ma che te ne importa a te che ci puoi fare? Tu puoi fare qualcosa ai difetti tuoi, non ai difetti del prossimo. Non ti puoi mettere a fare il predicatore, il correttore o il giustiziere di tutte le persone che ti stanno vicino. Qual è il senso di questa operazione? Gesù ti spiega, tu stai facendo così, ecco, vuol dire che stai fuori, cioè perché ancora ritorna il punto, cioè si vive in questo mondo se Gesù diventa il continuo punto interiore di riferimento di tutto quello che io faccio. Non mi interessa di quello che fanno gli altri, non mi interessa di quello che pensano gli altri. Ma non perché uno fa il menefreghista e fa, cioè in senso buono si dice questo qui, cioè a me interessa quello che pensa Gesù di me, d'accordo? A me interessa quello che faccio io in relazione a quello che Gesù vuole da me. Quindi questo è proprio, sono cose molto profonde, sono cose che nell'esame di coscienza noi dobbiamo, se vogliamo entrare in questo mondo, farci attenzione. Come stai campando? Ti preoccupi di chi ti sta intorno? O ti preoccupi di te? Ma di te in relazione a Gesù? Il mio intento è di avervi tutti intenti in me senza badare ad altro. Bisogna prenderle sul serio queste parole di Gesù. Cioè, quando si vive veramente così, gli altri, non lo so, fanno qualcosa che non funziona, hanno atteggiamenti distruttivi, ci sono molti modi di avere atteggiamenti distruttivi, insomma, anche molto raffinati, no? Non ci sono quelli grossolani, ci sono quelli raffinati. Ma a me non me ne importa proprio niente. D'accordo? Anzi, quando se dovessi percepire qualcosa, l'unico sentimento che nasce è quello della compassione, insomma, verso un'anima che, comportandosi in un certo modo, sicuramente è la prima a autoinfliggersi delle sofferenze, perché certamente le si comporta in certi modi, non sta in pace, non sta in comunione con la divina volontà, e quindi è anzitutto da compatire, ma niente di più al di fuori di questo. Cioè, quindi il tasso della nostra vulnerabilità dinanzi alle circostanze esterne è inversamente proporzionale al tasso del nostro essere intenti in Gesù. Questo vale per tutto. E se si vuole fare vita di cielo e vita divina, bisogna, come dire, fare una scelta di che faccio? Scelgo di incamminarmi e quindi di introdurmi risolutamente in questo altro modo di vivere. E quindi certamente poi quando sento nascere delle passioni malsane e ricomincio a notare questo e questo, all'inizio noi dobbiamo aiutarci con l'ascesi, dice. Lascia perdere, pensa altro, pensa alla salute. Ecco. Poi piano piano, mano a mano che la vita di Gesù entra in noi, questo processo diventerà sempre più facile, spontaneo, ecco, fino a scomparire, perché cioè, veramente c'è, cioè, nel senso che non importa più niente di quello che in questo senso si muove intorno a noi. Ecco. E infine Gesù quindi chiude questo trittico odierno con il celebre, ecco, celebre metafora del sole, che sarebbe interessante se qualcuno si mettesse a contare quante volte Gesù ne parla negli scritti, insomma sono veramente tante, insomma tantissime volte. E usa il paragone con questo astro luminoso, ecco, sotto innumerevoli sfaccettature per far capire tante sfumature, tante particolarità della vita nella divina volontà. Ecco, qui è importante notare alcuni aspetti.
Chi vive nel volere di Gesù diventa sole. E dobbiamo pensarci bene, non solo a questo, ma anche alla conseguenza di questo. Primo è che Gesù dice: io solo attraverso questo sole guardo il mondo e verso grazie, benefici e pro di tutti. Più avanti Gesù dice: colui che fa perfettamente la mia volontà, no? Quindi significa che già rimanendo nei margini battuti da tutti i santi dell'ascetica sacrosanta, e classica, quindi di una persona che sceglie di mortificare in tutto e per tutto il proprio volere per adeguarsi a quello dell'Altissimo, che è già grandissima cosa, d'accordo? Ecco. Solo quando si trovano queste situazioni, Gesù non solo guarda il mondo attraverso questa lente, ma versa grazie e benefici a pro di tutti. D'accordo? Ecco, per cui semplicemente il fatto di farla in tutto la divina volontà e quindi diventare questo sole, il sole fa dei benefici oggettivi e ininterrotti al pianeta Terra. E Gesù dice: attraverso questo sole verso grazie e benefici a pro di tutti. Questa è la prima cosa. E se non ci fosse questo sole del mio volere, quindi vuol dire che c'è sempre stato, in qualche anima la terra mi diventerebbe straniera e spezzerei qualunque comunicazione fra la terra e il cielo. E conclude: l'anima che fa la mia volontà è come sole del mondo, con questa differenza. Che il sole materiale che cosa fa? Dà luce e bene materiale. Ma il sole della mia volontà nell'anima impetra grazie spirituali e anche temporali e dà luce alle anime. Per cui qual è il più grande beneficio che possiamo fare all'umanità? Noi stiamo sempre a pensare a quali grandi idee, a quali grandi cose bisogna fare. È fare la volontà divina. Ecco perché recitiamo un'altra volta, episodi varie volte citati in queste meditazioni, Santa Teresa quando dicevano: cosa possiamo fare per cambiare la Chiesa e il mondo? Rispondeva: cominciamo a cambiare io e te. Non solo per dire comincio a dare il buon esempio anziché fare tante chiacchiere, che già è qualcosa. Ma perché quel cambiamento, che significa smettere di fare la propria volontà e cominciare a fare quella di Dio, non solo produce i buoni frutti del buon esempio, ma realmente ottiene grazie spirituali e temporali anche per gli altri. Quindi produrrà certamente il cambiamento di qualcun altro, non solo per forza attrattiva. Do il buon esempio, quindi qualcuno mi vede e dice: ma guarda questo come campa, mo quasi quasi lo faccio pure io. Non solo per questo sarebbe troppo poco, ma anche per quello che questo causa a livello spirituale. Ed ecco l'ultima raccomandazione, che è il termine della meditazione di Gesù: figlia mia, quello che ti stia più a cuore sia il mio volere, più a cuore. Dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Pensa a Gesù, cioè la vita nella divina volontà, ma questo vale anche per la vita di santità, per la vita cristiana, è sotto certi aspetti totalizzante, perché è Gesù il cuore. Francesco diceva qualche giorno fa: se vuoi che la tua vita va bene, la barca della tua vita cammini bene, prendi il timone e mettilo in mano a Gesù. Ma questo non è semplicemente, come dire, una bella frasettina, ecco, fatta per farci il tweet quotidiano su Twitter, no? Carina, ecco, che bello. Se uno la pensa, è una cosa profondissima, perché chi è stato in barca è il timone, la vita della barca, non è né il motore né le vele, d'accordo? Perché il motore con le vele, senza qualcuno che va al timone, la barca gira su se stessa e non fa nulla, non fa.
Dare il timone significa che io rinuncio a condurre la mia vita come voglio io e me la faccio guidare da Gesù. È una cosa grossa. Il mio volere sia la tua vita, il tuo tutto, dice Gesù, anche nelle cose più sante, fin nella mia stessa privazione. Ecco le famose educazioni che sta dando Gesù, no? Cioè, perché, allora, nelle mie stesse privazioni, non ci vengo, vuol dire che non ci voglio venire. Vuol dire che oggi per te non è un bene che io vengo, e quindi tu te ne stai tranquilla e serena. Dice, ma Signore, l'abbiamo meditato tante volte, per un'anima che ti ha visto, questa è la morte, è peggio che l'inferno, è vivere morendo ed è morire vivendo. Benissimo, oggi c'è questo. Non ti deve importare altro che il mio volere, quindi oggi c'è questo e oggi si vive questo. Ma non soltanto viverlo, ma viverlo in maniera serena, distaccata, tranquilla. Dice, ma come? La privazione di Gesù? Sì, la privazione di Gesù. Se questo dipende dalla sua volontà, certamente non è la privazione di Gesù dipendente dal fatto che uno ha commesso un peccato mortale, insomma, questa non è volontà di Gesù, questa è volontà permissiva di Gesù che ti lascia libero di peccare mortalmente e quindi perdi la sua presenza. Ma fuori di questi casi, quello che ti deve interessare in tutto e per tutto è solo questo. La giornata che vivi. Anche oggi, chi ascolta questa meditazione al principio del giorno, qualunque oggi sia, non importa che sia la data in cui è stata fatta, ma qualunque momento si ascolti, oggi Gesù ti metterà dinanzi tante sue volontà. E bisogna vedere che fai. Se ci fai la guerra, se ci fai il braccio di ferro, oppure se lasci il timone a lui. E tu realmente cominci a vivere il fatto che quello che ti sta a cuore è il suo volere. Questo deve diventare, cioè, abbiamo meditato nei giorni scorsi, una cosa che si fa con una certa scioltezza e disinvoltura, tale e tanta comincia a diventare l'abitudine, no? Qui anche nelle cose più piccole. Dentro casa stai mangiando e ti manca una cosa. Che ne so, un condimento che ti piace tanto e sei scordato di comprarlo. Pazienza, oggi c'è stata questa mortificazione anche in quello. Gesù oggi ti chiede di fare quella mortificazione senza alterarti, senza cominciare a imprecare contro te stesso. Ah, ma guarda, non l'ho comprato, insomma, contro tua moglie che non l'ha comprato. Zero, d'accordo. Una cosa così piccola c'è la volontà di Dio, ma certissimamente sì che c'è la volontà di Dio in una cosa così piccola. Certo che c'è, certo. Prova a pensarci, lo vedrai senza molte difficoltà. Una piccola mortificazione, una piccolissima rinuncia. Dinanzi a quella tu puoi dire, ma Fiat, ma che bello, ecco, te lo offro volentieri e così non imprechi, stai calmo, stai tranquillo, non litighi con tua moglie o cose di questo genere. Oppure, per una sciocchezza del genere, va a far succedere il fine mondo. Queste sono cose molto molto pratiche, ma la vita è fatta di queste cose. Quindi non sono questi discorsi molto molto eterei, poi è chiaro che nella meditazione bisogna sempre abituarsi e questo quando c'è una meditazione guidata, chi la guida può offrire qualche spunto di meditazione, può fare qualche esempio, è chiaro che questa poi va interiorizzata e ciascuno sa com'è la sua vita, quali sono i suoi esempi, quali sono i suoi punti deboli o punti di forza. Perché ne possa trarre frutto.
Beh, nonostante Vergine Maria, la luce che sempre romana da questi insegnamenti di Gesù possa davvero accendere la nostra anima e trasformarla in questo sole. Questo sappiamo che in parte, in discreta parte, dipende anche da noi. Fare in modo di essere materia combustibile, ecco, nel sole non mi ricordo quale sostanza chimica ci sta, adesso non vorrei dire sciocchezze, insomma, che incessantemente alimenta il suo ardere. Se ci fosse altra sostanza, il sole non potrebbe brillare, insomma, no? Quindi, se la nostra anima è refrattaria, insomma, a quello che ascoltiamo, soli non ci diventeremo, però ecco, fai in modo che se dovessimo accorgerci che non c'è materia combustibile, ecco, al sole della divina volontà, ci disfiamo di tutte quante il materiale inutile che ci portiamo dietro, ecco, e offriamo al Signore un buon combustibile, ecco, per fare di noi tanti piccoli soli. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, Ave Maria.